secondo tempo, quando loro si sono messi 3-4-3, abbiamo trovato più trame di gioco, secondo me, a differenza dei primi 45 minuti. Perché il primo tempo Gatto non ha mai giocato la palla, raramente. E quasi sempre c'era Pozziello e Dionisi che andavano quasi sempre nella gestione della palla. Invece il secondo tempo hanno lasciato Gatto libero e quelle trame che io dico, in questo caso, allora è una realtà a quello che tu hai detto. Il secondo tempo, avendo più soluzioni con il vertice basso che riusciva a fare da metronomo verso tutti gli altri, quelle trame di gioco che tu dicevi le ho viste meglio rispetto al secondo. 41, poi il limito del Cavasso. Ho visto una squadra fino al gol un po' frenetica nel cercarlo, poi il gol di Gaspone è un po' sbloccato proprio mentalmente, ragazzi, visto che dopo giocava molto più. Ha avuto anche questa impressione oppure... Torniamo a quello che ho detto prima, cioè siamo diversi. Io ho visto che i primi 45 minuti, che così chiudiamo un po' verso tutti, i primi 45 minuti due squadre ben messe in campo che aspettavano il primo errore che facesse l'uno o l'altro per andare a fare gol. E quindi c'erano le seconde palle, c'era tanta densità in mezzo al campo, la velocità, come hai detto tu, del passaggio, anche se c'era di qualità comunque, c'erano gli uno contro uno molto vicini. Quindi la gestione della palla noi ce l'avevamo in maniera un po' più serena dietro, che loro non ci hanno mai attaccato, raramente, l'abbiamo fatto quasi sempre noi ad attaccare gli altri. Qualche volta siamo riusciti a rubar palla, qualche volta abbiamo fatto delle uscite sbagliate. Poi il secondo tempo ho sistemato qualcosina, ho cercato di aspettarli un po' più bassi per poi dopo andare a ripartire. Poi la bravura, la fortuna, il destino, in questo caso andando a ripartire, come fai il 2-0 il secondo tempo, psicologicamente sicuramente una squadra si è sentita battuta e l'altra si è galvanizzata e ha fatto in modo di gestire. E dobbiamo migliorare, sappiamo che non abbiamo fatto niente, sappiamo che adesso sì, va bene il Savoia che ha vinto, ma ricordiamoci sempre che il pericolo è sempre dietro l'angolo. Quindi pedaliamo, pedaliamo, pedaliamo.